Ha scelto il 25 aprile, festa della liberazione, per inaugurare ufficialmente la sua campagna elettorale Enrico Mascia, il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra a Policoro. Nella sede del comitato elettorale di Piazza Ripoli, Mascia ha salutato i tantissimi presenti, supporter, simpatizzanti e candidati consiglieri, illustrando i motivi della sua discesa in campo e presentando alcuni punti della sua proposta programmatica per Policoro. Serietà, autorevolezza e competenza le parole chiave della candidatura di Mascia, che nel suo intervento non ha speso una parola per i suoi competitors, ma si è soffermato piuttosto sulla sua idea di una Policoro dalle 3P, ovvero progettualità, partecipazione e promozione. A sostegno della candidatura di Enrico Mascia ci saranno 5 liste: quella del Partito Democratico, della Casa dei Moderati, la lista Uniti per Policoro, la lista Lavoro e Sviluppo e l'Alleanza di Centro, che al suo interno raccoglie le anime dell'UDC, di Alternativa Popolare e di Policoro Democratica. Abbiamo incontrato il candidato sindaco a margine della presentazione per raccogliere le sue impressioni. Uscita ufficiale, la cosa linka con la mia condizione di ufficiale ammiraglio, quindi ci sta tutta. La campagna elettorale di fatto è iniziata sui social, è iniziata sulle web tv, però la possibilità del face to face, del faccia a faccia è un valore aggiunto. Cercherò di trasmettere agli amici presenti stasera la carica di entusiasmo che mi anima. Dirò loro che è nel DNA di un ufficiale di Marina la scoperta di nuovi orizzonti. Per me questa è la scoperta di nuovi orizzonti. Cercherò di trasmettere energie positive. Oggi è il giorno della liberazione. Liberiamoci nel senso di liberare le nostre migliori risorse e migliori energie positive. Queste sono alcune pillole del messaggio che rivolgerò alle mie legioni questa sera, che vedo numerose, e questo mi conforta e mi compiace naturalmente. Intanto darò una definizione del nostro programma, che è un programma scritto a 444 mani, perché è frutto dell'ascolto ed è frutto delle proposte che i cittadini mi vanno facendo nel momento in cui li incontro. È un programma pluriennale, ma è un programma anche per l'immediato. Ma voglio sottolineare il discorso del pluriennale, perché se è vero, come giusto che sia, che bisogna dare risposte immediate alle esigenze del quotidiano, è anche vero che è ora di pensare a un programma che vada, come dire, al di là del nostro naso e che disegni scenari di crescita sostenibile per questa comunità che mi pare da troppo tempo stia segnando il passo. La nostra è una coalizione all'insegna della inclusione, e quindi le liste che segnano la partecipazione della società e le liste che segnano la partecipazione della società strutturata in partiti. Allora ecco la lista del PD, ecco la lista della Casa dei Moderati, la lista dell'UDC, eccetera. In questo spirito di aggregazione intorno a una proposta, intorno a una idea, e quindi ognuno deve avere possibilità di esprimere la sua idea da qualsiasi postazione e da, come dire, un angolo che sia a 360 gradi il più ampio possibile, senza preclusione di sorta. Quando sarà il prossimo suo appuntamento in casa dei policoresi? Abbiamo visto che ha iniziato ad andare a prendere caffè. Dai prossimi giorni riprendiamo la cura caffè, preciso affinché nessuno si preoccupi per la mia salute, che sono caffè virtuali, anche perché non vado solo, vado accompagnato, e allora da un caffè poi diventerebbe più di uno, e siccome incontro più di qualcuno in queste giornate, insomma, il caffè è un fatto virtuale e evidentemente è una modalità particolare di incontro. Abbiamo battezzato questo programma 3P, Porta a Porta per Policoro, che è chiaro ed è di tutta evidenza, è finalizzato al momento elettorale che stiamo vivendo, però con una modalità di approccio diversa, improntata all'ascolto, perché io non vado a dire o proporre cose, lascio che siano i cittadini, dei quali dobbiamo tener conto non solo nel momento elettorale, ma sempre, evidentemente anche dopo, lascio che siano i cittadini a propormi cose. A noi il compito di trasformare queste idee in fatti.